Fortified District Conquest. Aia, aia! Quando tu, quanto sta? Aia, aia! Comunque, Tankoronet, se usi il comando CMD, ti mostra la lista dei comandi che ho aggiunto al canale, eh. Ci sono un sacco di comandi. Ciao, Peppe! Non mi dire che te ne devi andare perché te sparo, eh. Va bene, Peppe, va bene, va bene. Quindi sei off durante la gara? Ok, va bene. Grazie mille per la compagnia, comunque, bellissimo. Grazie, grazie come sempre. Prossima volta facciamo che entrate in vocale, come l'altra volta a Checco. La mia mira di merda! Ti do una mano, amico, ti do una mano. Sono morti tutti. Per dare una mano a uno. Ma perché i miei non muoiono mai? Cazzo, ma perché? Io gli devo sparare sempre due volte. Sono come il postino. Vado, vado, vado. Io sono come il postino. Sono sempre due volte. In questo caso sparo sempre le volte. Ma vaffanculo, non vedo niente, oh, non vedo niente. A tua sorella. Non è morto, ragazzi, non è morto. Con la fortuna che ho è sempre lì a rianimarsi. Assai avevo fatto, raga. Anche troppo. Troppo bene, me. Io vado a studiare, rimango in live per il drop. Ogni tanto passerò a commentare le tue eroi di gesta. Grazie, Checco, grazie. Abbiamo bisogno di te. Siamo uno meno perché Peppi ha deciso di abbandonare il front. Ha disertato. Però abbiamo il nostro Toretto che ci sta dando una mano. Ragdoll bellissimo, eh. I comandi sono bellissimi, eh. Poi ci sono quelli esclusivi per i sub e quelli esclusivi per i moderatori. Quindi i vantaggi sub ci sono. Oltre a partecipare al giveaway, se sei da PC Tankoronet puoi versare la tua quota di Necronium. Guarda che bastato, mi è riuscito. Mi sono addormentato, raga. Mi sono addormentato. I miei compagni, ragazzi, sono rimbambiti. Cioè, proprio sono sempre. Cioè, dove cazzo guarda? Porca miseria, quella miseria. Quello che sono mosso. L'occasione di ammazzarli per ben due volte. Ti pare. No, no, non lo giustiziamo. Ma proprio Peppe, no. Contribuisce tantissimo al canale. Non possiamo farlo fuori.
Una mezz'ora ha finito l'installazione e poi ci sono. Ok, sincro. Tanto i drop saranno attivi fino alle ore 18. Quindi quando volete, raga, fino alle 18 possiamo ammazzare gente, cercare di conquistare la Russia. Allora, ci sono la bellezza, ragazzi, di 5 carri avversari. Ma che minchia è successo? 5 carri, raga, 5 carri. Grazie De Glorious, benvenuto, grazie del raid, benvenuti Riders. Ma tu ci vuoi entrare dentro? Ma quello è pazzo, raga. Siete matti. Oh, arrivano. No! Ma ce n'è uno dietro carro, raga. Devo farlo fuori stavolta sto carro. Ma qual è, raga? Ma perché me lo indica ancora? Ma non c'è più. Ma perché non me lo indicava più, cazzo? Perché nella mappa era sparito il segnalino rosso? Cioè, c'avevo 5 carri attorno e ce n'era uno che funzionava e 3 distrutti. E non mi indicava il segnalino. Perché? Cioè, mi sono alzato per farmi ammazzare. Ciao, utente nuovo, The Glorious, Omozigoto. Sì, arrivano i raid, Tankoronet. I raid sono sempre ben accetti, portano gente. Poi con The Glorious vi invito tutti a seguirlo, ragazzi, anche Omozigoto. Sono entrambi dei great streamer. Omozigoto un po' meno, però The Glorious sì. Ora si incazza Omozigoto. Banana. The great banana. Banana is awake. Sempre. Sempre un carro di merda che ce l'ha con me. Sempre. Usa il medikit. Dai, veloce, veloce, veloce. Prima che... Dai! Sì! Dobbiamo prenderci A. Giustamente, stavolta no. Cioè mi ha cecchinato col carro, ragazzi. Vabbè, un colpo è arrivato, eh. Un colpo e mi ha cecchinato col carro. Mi sa che Easy Anti-Cheat sta facendo acqua da tutte le parti oggi. Epico, vero? Dai, esci un po'. Ma do, sono circondato, raga.
minchia, ha fatto il giro, ragazzi. Come cazzo facevo? Dovevo guardarmi da entrambi i lati io. Sono 8 anni che gioco i prodotti Gaijin e fidatevi se dico che non sono capace. Ecco, è una bella soddisfazione. Io gioco War Thunder da un po' di tempo, più di un anno. Non ho mai giocato l'altro, World of War Tanks, War of Tanks, non l'ho mai giocato. Però tempo fa giocavo World of Warships. Però non penso che sia lo stesso autore. Non capisco cosa cazzo ci faccia il nemico da questo lato della mappa. Tutto cosa loro stanno facendo. Grande Toretto con 22 kill. Chiudi. Oh, bunker! Ah, ma dai, ma raga, ma davvero dicemmo? Qua sono! Perché non li ammazzate, cazzo? Cioè, quelli erano qua, affacciati. Affacciati dalla finestra, amore mio. A un metro. Wow, guarda qua, guarda. Non lo posso ammazzare, raga, non lo posso ammazzare. Cioè, esci il fucile e sparagli. Aspettiamo che si alzi, ragazzi. Ma ti immagini che non lo becco! Ti immagini! Vabbè, oh. Ditemi voi se ha una logica. Quello... si direminava così, cioè, non è che... cioè... boh. È anti-kill, movimenti anti-kill. Ah, vero, è della war game, ecco. Sembra a terra, non muore mai. Ma perché si è spostata quella testa? Dimmi tu, un personaggio che è a terra, agonizzante. Vedi, 2 secondi sono troppi, Lì è frazione di secondo. Facciamola. Ma poi è una gettata di merda, veramente. Veramente. Cioè, posso mirare pure nell'iperspazio, raga. Questa me la sono cercata io, ok, lo so. Ed è morta l'intera squadra per. Perché se muori, tutti i tuoi compagni sono idioti e devono venire fuori a farsi ammazzare. Dai, che ti curo io. Ti faccio la siringa. Vabbè, per difendere un mondo di merda, ragazzi, ci siamo addormentati qui. Poi non vedo niente. Veramente. Sento soltanto i proiettili che mi passano sotto le orecchie. Stiamo vincendo in un certo senso. Diciamo che va bene. Sì, vabbè, poi mi hanno detto che i russi sono sempre OP, quindi... B
vedo tante sagome, raga, ma non riesco veramente a mettere a fuoco quanta gente sia. Erano 7, 8, raga. E quello... Certo, mi spara da un metro. Direi che mi becca. Questa è la vittoria più strana che io abbia mai visto. No, secondo me ancora le stranezze su questo gioco ce ne saranno molte di più. Perché io cercando di capire la posizione dei nemici, vedo i spari che provano a beccare qua, quest'area. Stanno attaccando A. Abbiamo vinto. Victory. L'importante è vincere, ragazzi. Come? 22 kill. Va bene, un paio di ranghi su. Toretto quinto con 25 kill. Invece Fansec CZ 42 kill. Grandi, grandi, grandi. Hanno livellato. Altre avventure aspettano gli sfortunati soldati. Allora, ma comunque io su Enlisted mi pare che i tedeschi sono i più forti. Che ecco, da quello che ho potuto vedere a livello di fanti, sono pari. Forse il loro mitra è migliore, ma il carro 98 è superiore al Mosin. Mentre il T-60 è molto, ma molto meglio dei Panzer 2. Quindi i carri restano comunque superiori. Sincro, hai finito di installare se vuoi entrare in partita? Ok, Toretto, va bene, va bene. Grazie per la compagnia quest'oggi. Quindi sono da solo, sono rimasto da solo. Allora, proviamo una partita da solo. Lasciamo il gruppo. Nel frattempo Sincro finisce di installare. Va bene, va bene. I tedeschi erano meglio non tanto per le armi quanto per l'addestramento degli ufficiali ben addestrati e capaci. Una piccola domanda, ma non c'entra molto. Quando sei di Elo su? Ok, Toretto, grazie mille. Ma posso poi parlare o so zitto e muto? No, come vuoi tu, Zingo. Se vuoi entrare in vocale, poi entri su Discord e mi fai compagnia. Non mi è stato chiesto prima, quindi abbiamo mantenuto il silenzio radio. Cioè, a parte me che tengo un bordello, però... Forza, partiamo. Primo obiettivo, raga. Ah. La stamina influisce sul movimento quando è a zero? Cioè, ti muovi meno veloce? O no? La butto pure lì, eh. Io magari corro sempre. Arrivano i cacciatai, ragazzi! Andiamo a prendere Charlie! Giusto, giusto. Chi beccano? A povero Pirla che è in giro per la mappa. Dai, alzati. Su. Madonna!
pensavo di farla franca, invece. Mi ha fatto franco. Sopra. Da dove è spawnato questo? Vado, questo si era bloccato, ragazzi, della squadra, è rimasto un anno e mezzo indietro. Si era incastrato nel carro. Ecco perché non ce l'ha portato. Drop riscattato, che ecco, mi fa piacere. Bravo, bravo. E adesso devi andare a oltranza, eh. Se già segui la live da un bel po' e hai seguito in questi giorni, più segui la live, più sblocchi. Ma poi, ma che media c'ho il tracciamento un culo io? Cioè, sembra me beccano. Mi tracciano stile spia. Perfetto, ancora un po' ci sono, appena finisco ci sarò. Va bene, va bene, va bene. C'ho il qualche cimice nel culo, ragazzi. Mi identificano ovunque. Sparito nella nebbia. Io ci provo a beccare qualcuno nell'iperspazio, però. Attraversiamo il fiume ghiacciato. Ho preso i legnetti, raga, ma dai, non... Vabbè, ma ce ne vuole di culo per morire. Metal Cactus mi ha fatto fuori, ragazzi. Io so, secondo te, perché guardo le live di indiani alle 8 di mattina? Sei un pazzo. Se te lo dicevo io, guarda le mie live per farmi compagnia, per aiutarmi. Ma manco se esplodeva il sole. No, vabbè, ma adesso si carica bene, vai tranquillo. Il primo avvio, devi fare il tutorial pure. Quindi il tempo ce l'hai. La prossima volta, ragazzi, prendo il carro, eh. Le bombe sono rimbalzate sopra il tetto, ragazzi, della casa. Il personaggio è mezzo morto. Raga, ma come cazzo mi ha fatto esplodere, raga? Ma come cazzo ha fatto? Guarda quello dove... vabbè, eh.
si è lanciato dal tetto. Perché lasciare una posizione sicura per qualcosa di meno sicuro? Che bello è questo. C'è del fuoco dentro la casa. Ma perché me ne sono... Cioè... Salivo in altezza, raga, ma veramente... Ma perché prende il tavolo? Carica sto cazzo da fucile. Vendo la gente salire. Gli hanno 9 killer, vergognoso. Ci sono andato in casa, raga. Vabbè, ma... E per lanciare un canderotto di dinamite, raga, ha bisogno di fare 6 anni di palestra questo qua. Ragazzi, sono spariti, carretto, tutte le texture sono sparite. Cioè, raga, qua c'era un sacco di texture, c'era il carretto. L'avete notato o no? Cioè, metà delle texture davanti a me sono sparite. Vabbè, lo so, immagino, che ecco. Però le texture sono sparite. E questa è la cosa più brutta che poteva. Cioè, c'era il granaio, c'era tutto, c'era il carretto, c'era la balla del fieno. Dai, annega, che l'acqua è gelata. Stronzo. Poi non so se la gente usa lo stratagemma di emettere dettagli grafici al minimo, così riesce a vedere anche se sei sdraiato nell'erba. Visto uno qua. Qua è sparito. Ci siamo, dai.
fatto una merda io. Ma come connection lost? Iniziamo bene, iniziamo bene. Molto, molto schifo, devo dire.